Io in quel momento avrei preferito arrivare secondo, terzo, quarto a Londra, dopato, che vincere senza. Perché mi sentivo uno stupido. Si è dopato in un momento di disperazione totale quando si allenava in una maniera assurda. L'ambiente circostante non interveniva. Ognuno gli dava quello spazio come a dire: fai tu, se va bene siamo bravi tutti, se vinci le medaglie siamo bravi tutti, se vai male è colpa tua. Io lo paragono a Maradona, nella sua specialità naturalmente. E quindi penso che non ritornerà più su quella strada, perché anche con l'ausilio del professore si sta rendendo conto che non può fare, cioè che non ha bisogno. Solo un mese fa erano queste le dichiarazioni rese alla radiotelevisione svizzera da Alex Schwarzer e dal suo allenatore. Tutto sembrava far presupporre una strada in discesa verso Rio, ma soprattutto verso il riscatto. La vita dopo il doping, finalmente ripulito e probabilmente vincente. Invece la bomba è stata sganciata dalla Rosa, la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo per eccellenza per gli appassionati italiani. Nel giornale in edicola, mercoledì 22 giugno, non si lasciano spazio a dubbi. Il marciatore è stato trovato nuovamente positivo al doping, si legge testuale nell'articolo dal titolo Alex, ci rissiamo. È tornato a gareggiare l'8 maggio scorso dopo la squalifica che gli era stata inflitta per la positività all'EPO, scontrato in un controllo preolimpico del 30 luglio 2012. Ora una nuova doccia fredda per Alex Schwarzer. Il marciatore bolzanino, tornato alle gare da poco più di un mese, sarebbe stato dunque trovato di nuovo positivo durante la preparazione per il rientro. Il controllo è stato effettuato a Vipiteno il 1 gennaio scorso e si tratterebbe di uno di quelli a sorpresa disposti dalla IAF, la federazione internazionale. Schwarzer è stato sottoposto a decine di controlli pubblici come quelli di IAF e WADA e privati nel periodo di sospensione e prima del ritorno all'attività agonistica nei mondiali di Roma, che gli hanno aperto le porte di Rio. Si tratta di accuse false e mostruose, il commento lapidario dell'avvocato Gerhard Brandstatter, legale del marciatore. È successo quello che Alex ha sempre temuto, ma noi ci difenderemo e faremo causa.